Ciao a tutti, oggi è lunedì 2 luglio 2018, sono qui ai giardini pubblici nella zona del laghetto. Sono qui con il professor Manzini che sta controllando un giaciglio. Allora, professore, che mi dici? È una città piena di sorprese, soprattutto piena di abitanti che fanno un po' quello che vogliono, invisibili alla gente e alla legge. Qua abbiamo un giaciglio improvvisato, ma funzionante, fresco, fresco di nottata, perché ieri non c'era, ad esempio. Noi stiamo controllando l'area del laghetto della stazione. Ed è un giaciglio a mo' di letto coniugale, perché qui abbiamo segni di piaceri carnali, se vogliamo, preservativi, eccetera. Quindi questo tutto sulla volta, sopra la volta stellare. Quindi abbiamo una città libertina e libera dove tutto può succedere. E vediamo. All'ombra delle fresche Sì, frasche. che tra l'altro credo che con questo caldo sia il modo migliore per dormire. Quasi quasi anche noi porteremo un sacco a pelo e ci verremo sistemare qui. Cosa dici, Gianni? Ma io verrei con qualche nido di zanzare che li piazzerei qua, che poi dopo voglio vedere che fine fanno. Adesso chiameremo gli addetti Nettezza urbana. della terza urbana a portare via, perlomeno facciamo questa opera di pulizia che Visto che non lo fa nessuno. anche perché sempre per la teoria delle finestre rotte, se noi lasciamo un giaciglio così, domani ce n'è un altro, ce n'è uno sotto quella pianta, poi sotto quella pianta e diventa un dormitorio, un cagatoio, un pisciatoio, eccetera, eccetera. Da notare che noi abbiamo e paghiamo personale perché faccia questi controlli. Sì, hai ragione. Mi auguro che venga fatto quello che dici tu. Sicuramente il personale lo devono potenziare, devono avere persone come noi che vanno in giro ogni mattina. L'ho sempre detto, Girare a piedi, non in una macchina, eh? sorta di task force sia di osservatori che di riparatori. E Va con bene, questo consiglio io va ti bene. saluto. Anch'io ti saluto e grazie per la tua disponibilità. Ci candideremo per le prossime comunali, Va con bene, queste idee. ok. Ciao! Ciao professore. Ciao! Non c'è un numero per la PM?